Avvocato Alfano, nel nostro incontro settimanale, torniamo a riaccendere l'attenzione sui fenomeni di bullismo che riguardano i giovani, i minori, che sono sulle cronache di questi giorni in modo sempre più drammatico, ma dando un occhio particolare a quello che succede qui a Sorrento in A penisola. Sorrento stiamo assistendo purtroppo, lo devo esternare a malincuore, nonostante io sono un amante di questa terra che è affascinante di per sé come terra, però vedo che anche Sorrento sta degradando e questo è un allarme che io faccio avendo a cuore la sorte di tutti i cittadini, ma anche dei piccoli, dei giovani che saranno il futuro del domani. Vedo un totale lassismo e una totale forma di inquietudine e di lacerazione che si sta esternando attraverso la violenza anche nei minori, i quali stanno scivolando in forme di dipendenza che sono pericolosissime e che dobbiamo assolutamente placare. Mi riferisco all'utilizzo di sostanze stupefacenti, di alcol, alla violenza, addirittura anche a oggetti contundenti. Forme minacciose a danno anche di altri minori, i quali sono ignari e purtroppo sovente sono soggetti a dei fenomeni di bullismo che a loro malincuore, come abbiamo visto anche è successo a Napoli, si trovano a dover patire. E questo non è ammissibile, soprattutto in una terra che vive di turismo. È uno spettacolo osceno e vergognoso, scandaloso, che noi dobbiamo assolutamente fermare. E come si fa a fermare un degrado e un declino in questa portata? Un appello che io faccio anche per quanto riguarda l'utilizzo dei sistemi di trasporto, in particolar modo la Vesuviana, che oramai è divenuta un ricettacolo di teppisti e di vandali, soprattutto minorenni, che poi creano terrore e angoscia anche nella nostra città. E dobbiamo fare in modo da intervenire e da evitare questi episodi che rovinano l'immagine della nostra amata Sorrento e anche del nostro sud. Evitare e soprattutto cercare quella campagna che ho sempre cercato di diffonderla, iniziando dalle parrocchie, ma soprattutto dalla scuola, un'opera proprio di rieducazione, di riabilitazione dei ragazzi e dare un monito, un cambiamento ai ragazzi, non farli scendere in questi fenomeni di microcriminalità spicciola, di fattispecie bagatellari o di reati predatori. Ovviamente perché trovandosi poi alla mercé, contaminandosi con altri, utilizzano alcol, utilizzano droga, utilizzano le armi. E questo non dobbiamo assolutamente fare in modo da bandire. Il bullismo non è altro che una forma di esasperazione, di trasgressione stupida, offensiva e minacciosa in chi la subisce. Quasi come, non vorrei utilizzare un eufemismo forte, una scimmia impazzita la quale trasla il suo debito di prostrazione psicoemotivo, comportamentale e azionale sull'altro individuo oggettualizzandolo, come se fosse una cosa, un oggetto. E non è così, perché lì c'è una vita umana e le vite umane non vanno assolutamente intaccate. La violenza dobbiamo bandirla, i ragazzi devono studiare, devono crearsi un futuro, dobbiamo dare il lavoro ai ragazzi. Non farli stare in strada dediti alla ludopatia. Voi siete stati molto sensibili, direttore, anche a un sollecito a livello nazionale di bandire l'utilizzo sia della ludopatia, ma anche dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, perché è facile poi scivolare nella microcriminalità quando non c'è occupazione, non c'è lavoro. Parliamo tanto di articolo 18 e poi i nostri giovani sono abbandonati a loro stessi, fanno fenomeni di protesta sacrosanti, anche le scuole degradate in cui versano i nostri studenti. E per un paese civile, si professa civile anche Sorrento, dobbiamo dare un adeguato diritto alla scuola, scuole più sicure, ma soprattutto anche i giovani. E un appello che io faccio è che questo declino a Sorrento deve finire, questo degrado. Non mi va più di assistere a fenomeni degradanti della nostra società sorrentina, mi va invece di assistere a notizie positive, vedere ragazzi che lavorano, che studiano, che si dedicano a attività ricreative, partendo anche dalla scuola, attività calcistiche, attività ludiche di qualunque portata, purché non siano quelle che poi scivolano nella microcriminalità, che è particolarmente dannosa. Quindi aiutare, seguire passo per passo i nostri giovani. Non abbandonarli, ascoltarli, imperneare la nostra cultura, soprattutto quella dialogica, anche una parola di conforto a un ragazzo è importantissimo. Non cacciamoli via, ascoltiamoli, ascoltiamoli, cerchiamo di capire quali sono le loro problematiche, le loro sofferenze, perché sono fragili. Avvocato Alfano, ma secondo lei perché
la classe politica amministrativa non si sofferma con attenzione, con la giusta attenzione su questa emergenza sociale. Certo, la sua osservazione è sagace e intelligente e merita una precisazione, un approfondimento di sorta. Allora, ulteriore. La classe politica dirigente, forte io credo che sia molto spesso dipeso dal fatto che non vivano loro in prima persona i dolori che noi cittadini viviamo nello sbarcare il lunario e nelle sofferenze, nelle problematiche che sono quelle spicciole che noi vediamo, anche del poter comprarsi un pasto. Addirittura io sto assistendo un assistito che abbiamo dovuto far intervenire i carabinieri perché non riusciva più a pagare l'energia elettrica e ho dovuto chiamare la Caritas per pagare un sussidio di 200 euro perché non riesce neanche più a comprare la spesa per fare la spesa di casa e attualmente si trova in regime di arresti domiciliari. Una famiglia che dall'oggi al domani si trova in mezzo a una strada senza poter vivere, perché non vivono in maniera empatica i problemi di noi cittadini del quotidiano, del giorno. Se avessero patito i dolori, le sofferenze, i sacrifici, capirebbero i drammi esistenziali e soprattutto il dramma sociale che tutti noi viviamo, perché ci troviamo tutti nella stessa barca e quindi devono essere molto sensibili, vicino al popolo, non abbandonarli e essere distanti, siderali, fermati alle loro poltrone, scendere tra noi cittadini, in piazza con i cittadini, ascoltarli, aiutarli e non assolutamente denigrarli. Anche una parola di conforto può aiutare un cittadino che si trova in gravissime condizioni come quelle attuali che viviamo, di grossa congiuntura economica. Grazie a voi. Grazie anche a voi.